Buongiorno e benvenuti alle nostre Breaking News. C'era molta attesa in città per conoscere le dediche delle Lance d'Oro delle edizioni di quest'anno della Giostra del Saracino. Tutto è stato svelato durante la cerimonia di premiazione dei giostratori che si è svolta stamani in Palazzo Comunale. La Lancia d'Oro della Giostra di giugno è dedicata a Luca Signorelli, la Lancia d'Oro dell'edizione di settembre è dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio. Ricordiamo che la nostra emittente stasera in prima serata trasmetterà l'intera cerimonia di stamani. Torna regolare l'attività al San Giuseppe Hospital. La ASL ha infatti concesso le autorizzazioni necessarie dopo il caso di Legionella riscontrato alcuni giorni fa. Quindi l'attività della struttura sanitaria torna ad essere del tutto regolare. Futuro dell'area dell'ex caserma Cadorna ad Arezzo e partecipazione dei cittadini. Le loro idee e le loro proposte sono state illustrate stamani durante un incontro che ha condotto l'assessore Francesca Lucherini. Dobbiamo dire che sono stati molti i contributi dei cittadini per il futuro di quest'area, cittadini non solo, anche associazioni, e il problema che è emerso in buona sostanza è stato soprattutto quello legato al futuro dei parcheggi. Queste erano le nostre Breaking News.